E bella a tutti ragazzi, sono Gilberto e sono qui oggi tornato a portarvi un video di ritorno su Black Ops 3. Oggi proveremo a, visto che ho visto il video di Velox, ovvero il video in cui gioca a età della pietra e fa 33 kill, arrivando secondo mi pare, o forse ultimo perché lo umiliano alla fine della partita. Comunque so che aveva fatto 33 kill su Nuketown. Io adesso mi è uscito Aquarium, quindi proverò a fare tanti kill, non riuscirò a farne 33 perché non è come Nuketown. Però ci proviamo, raga. Ho visto che tanta gente sta ritornando su Black Ops 3, sono contento perché per me è stato uno dei migliori Call of Duty in assoluto, se non il migliore. Forse la gioca solo con Black Ops 2, secondo i miei pareri. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se qualcuno di voi è tornato, che magari facciamo una parte. Oltre a quello volevo dirvi che io è tipo 3 o 4 mesi che gioco solamente con mouse e tastiera, quindi questa è una delle prime partite che faccio giocando col joystick di ritorno dopo tanti mesi, quindi molto probabilmente farò schifo, però ci proviamo perché su Black Ops 3 sono sempre stato abbastanza bravo a giocare. Ci proviamo, regà, lo facciamo più che tutto per divertirci. E la prima kill, cioè devo forse alzare la sensibilità. Mettiamo 5, dai. Qua lo umilio. No! Sono caduto, regà. No, questo qua potevo umiliarlo, regà. Non c'avevo il Tomox, non l'avrei. Dov'è? Per fortuna non mi aveva umiliato perché se no abbiamo tutti e due provato a fare l'infamata. Muori! Distrutto. Il primo è qua. Get destroyed, bitch. Regà. Dai, che stiamo giocando stra bene, stiamo. Allora, prima dovrebbe entrare qua adesso. Minchia raga, credo mi avessi umiliato. Stavo già per piangere. L'unica cosa è che stando in vita spesso si finiscono le munizioni. L'unica cosa che forse modificherei in sta modalità. Perché vabbè, comunque ci sta in realtà, perché puoi raccoglierle, quindi. Umiliato così. Distrutto. Raga, ho davvero sempre il terrore che qualcuno mi umili. Non so se anche voi ce l'avete. Comunque, distrutto. Non so se fa un suono diverso quando viene umiliato. Comunque, boh. Ho visto che anche Velox aveva la stessa paura di essere umiliato. Quindi presumo che più o meno tutti ce l'abbiano. Comunque, fatemelo sapere qua nei commenti, che tanto io li leggo e rispondo sempre. Questo qua l'ho preso bene. Leggo sempre tutto io, ma lo sapete. Siamo primi a pari merito, non mi ha superato adesso. 16 kg in sta mappa qua, not bad. Comunque probabilmente vi porterò due partite perché su Nuketown la voglio giocare. Se esce, tanto. Qua l'ho preso bene, qua l'ho preso bene, sono felice. Dai. Qua l'ho preso bene. Raga, ho fatto il fail della vita. Ho fatto il fail della vita. No, raga, ci ho superato di due. Dov'è? Minchia, raga, sto per suicidarmi. Raga, mi sono rovinato nell'ultimo periodo. Nell'ultimo periodo della partita. Dobbiamo cercare di umiliare il primo. Ok. Non era il primo, non era il primo. Ok. Sono troppo indietro, non ce la faccio più. Però è una bella partita secondo me, perché ho fatto 20 kill su Aquarium, che non è Nuketown. Come ho fatto a non prenderlo, raga? Mi sono fatto tornare così. Sono manco te, sono manco prima. Forse riesco a illuminarlo? Dov'è? 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 Devo provare a illuminare adesso, perché sennò. Sì! No, non era lui. Non era lui.
Che fail. Raga, sono arrivato terzo, però ho fatto 21 kill. Che su Aquarium, not bad. Spero, raga, spero che esca Nuketown. Anche perché trovo che questa modalità sia bellissima, soprattutto giocata su Nuketown, che è una delle mappe più piccoline. Siete in 8, mi pare, no, 3, 6, raga, sono 12 persone nella lobby ed è strabella secondo me. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi piace. Io mi ricordo che la giocavo tantissimo su Black Ops 2. Non so voi, perché magari tanti hanno iniziato a giocare a Call of Duty dopo Black Ops 3 o comunque con Black Ops 3, quindi non so. Fatemi sapere anche se volete un ritorno, magari sulla modalità solo cecchini, perché allora sicuro faccio un video con Bika. Molto probabilmente lo registro venerdì, perché lui adesso è via. Quindi una partita con lui la porto sicuro. Però fatemi sapere se volete. Oh, io voto Top Secret sperando che esca Nuketown. Comunque, fatemi sapere se volete un ritorno anche magari di un Highlights con io che provo a clippare su Black Ops 3 come i vecchi tempi. Perché per chi non lo sapesse, io su Black Ops 3 ero uno sniper. Ero bravino, se così si può dire. Qualche clippozza l'ho fatta. Se andate indietro di qualche annetto, li trovate sul canale i video. Comunque non ero male col cecchino là. Dai, raga, ho una mappa decente. Dai che esce Nuketown. Anche se c'è tanta gente maestro prestigio. Cioè siamo in 12 persone, 4 persone sono maestro. Oh, combine è bella, dai. Combine è bella, si può provare a fare qualcosa. Su 12 persone, 4 maestro prestigio vuol dire che una persona su 3 è maestro prestigio. Comunque ho visto che tantissima gente ha iniziato a giocare a Black Ops 3 grazie al fatto che è stato messo gratis su PlayStation Store, che sta, secondo me, è una grandissima mossa di marketing da parte della Treyarch. E quindi sono felice perché su Black Ops 4 ci punto tanto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se lo comprerete, ma penso che lo comprerete perché per me sarà un giocone, raga. Un giocone figa. Va là. A parte che non aveva tanto senso umiliare all'inizio, perché tanto. Oh, manco per sbaglio li prende. Qua distrutto. Ok, distrutto. Distrutto. Dove scappi tu? Peschialo. Prendilo in fronte. Get destroyed, bitch. No. Ma come sono morto, raga? Ma quanti ne umilio. No, qua sono in mezzo a due. No, mi umiliano. Tu cosa vuoi fare? Devo recuperare un po' di munizioni. No. Allora, siamo in leggero svantaggio rispetto all'altro, perché è a una kill in più di me. Però ho recuperato adesso. Secondo me la zona migliore è questa qua. No, qua l'avevo presa. Qua ho fatto non prendere nessuno, raga. Dai, come ho fatto a non prendere nessuno, raga? Io ho bisogno di munizioni. Distrutto! Ho bisogno di munizioni, non ho più niente. No, mi hanno umiliato, raga. Me ne sono accorto adesso. Ripperone. Però proviamo a fare almeno tanti kill. A parte che si può recuperare, basta cercare di umiliare quello lì e poi il gioco è fatto. Questo qua è andato, lo umiliamo così. Il trucco sta nel non demordere, raga.
Non demordere mai. Sì. Sì. Dai, stiamo qua. Sì, dai, buono. Stiamo recuperando un po' terreno. Vieni qua tu. No, ma ce n'è uno qua. Ma questo. Vai, buono. Stiamo giocando bene. No, raga. Credo mi avessero umiliato. Raga, dai, ce la possiamo fare. No. Mi stanno troppi colpi. Vai, questo buono, preso. Questo preso. Dobbiamo cercare di umiliare più gente possibile. Ok, questo preso. Buono. Poverino, quello sta fermo. No, che sto finendo i colpi. Credo mi avessero umiliato. Però quello lì è troppo avanti. O qualcuno riesce a umiliarlo, oppure la partita è finita, raga. Asensio 4-1 è finita. Però non ce la facciamo. Rip. Peccato perché abbiamo fatto tante kill. Non era il primo. Credo mi avesse umiliato. Però, raga, 26 kill. No, 28 kill, raga. Non mi avessero umiliato. Cioè, guardate, ho fatto più kill della lobby. Ho ucciso 10 persone col Tomahawk, raga. 10 umiliazioni. Vedete, il primo non è mai stato umiliato, se non l'avrei vinta io, raga. Che palle! Fatemi sapere se volete magari un altro video su questa modalità qua, perché a me piace veramente tantissimo. Quindi noi, raga, ci becchiamo al prossimo video e lasciate un bel like. Bella, ragazzuoli! Woo!